Ed eccoci a far tappa dal Menno San Bartolomeo per parlare di un progetto che ha tagliato il traguardo dei 12 anni. Stiamo parlando del campo scuola degli Alpini. Quest'anno, dall'8 al 31 luglio, ha richiamato quasi 700 ragazzi partendo dalle scuole elementari sino su nel corso degli anni. Un'esperienza che quest'anno ha visto anche la partecipazione del presidente nazionale Favero. Sebastiano Favero è il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. La sua presenza qui oggi quale significato ha? La mia presenza oggi qui è quella di intanto venire a ringraziare tutti coloro dell'associazione, soprattutto sezione di Bergamo, gruppo di Almenno, per quello che stanno facendo per i campi scuola. Ecco, io credo che i campi scuola per gli alpini ormai da oltre un ventennio sono un elemento importante per poter trasmettere ai giovani, in questo caso ai ragazzini, quelli che sono i valori dell'Associazione Nazionale Alpini, quelli che i nostri veci ci hanno raccomandato fin dall'inizio di poter e di dover trasmettere. Io credo che siano le occasioni forti, soprattutto in un momento come questo, dove dopo la pandemia, con una guerra che ci è vicina, c'è una sollecitazione forte a recuperare quei valori che sono capaci di creare condivisione ed identità, e questo dobbiamo fortemente trasmetterlo ai giovani se vogliamo pensare ad un futuro che possa essere più sereno di quello che oggi viviamo. L'Associazione Nazionale Alpini ha festeggiato dal punto di vista degli anni dei traguardi importanti. Questi giovani rappresentano anche il futuro dell'Associazione Nazionale Alpini? Certamente sì, questa è una volontà del Consiglio Direttivo Nazionale, della mia presidenza fin da quando sono arrivato presidente, perché sono convinto che noi, al di là di ricordare, abbiamo il compito di trasmettere, e non possiamo che trasmettere ai giovani. È quello che chiediamo. Quando chiediamo un ritorno di un servizio obbligatorio, lo chiediamo per questo, per fare in modo che anche i giovani di oggi possano recuperare quei valori che sono fondanti, che sono quelli che hanno permesso a questa Italia di vivere in libertà, in democrazia per questi oltre 70 anni. Senza trasmettere valori, senza trasmettere identità, questo è un rischio grosso che corriamo. E ripeto, i fatti dell'Ucraina ce lo stanno a dimostrare. Noi non possiamo dimenticare e perdere ciò che siamo stati, non possiamo dimenticare il dramma di guerre vissute di nostri giovani di allora che sono morti perché noi potessimo vivere in libertà. Questo è un messaggio che deve essere trasmesso, perché altrimenti si corre il rischio di pensare che tutto è dovuto, compreso la pace e compresa la libertà e la democrazia. Non è così, la dobbiamo conquistare giorno per giorno, e questo lo devono fare anche i nostri giovani. Quando la gente vede un cappello alpino ha subito un'ispirazione di sicurezza e soprattutto di affidabilità, è quello che nella società si respira guardando gli alpini. Certamente sì. Certamente, e respiro solo perché mi viene con amarezza da ricordare quello che è successo a Rimini. Noi siamo gente seria, lo siamo sempre stati, lo siamo tuttora, e questa nostra serietà, questo nostro modo di approcciarsi e di essere sempre disponibili, soprattutto nel bisogno e per chi ha bisogno, credo sia un'identità tale che non può essere scalfita, ecco, in questo modo. Ed credo che sia questo il motivo per cui la gente ci vuole bene, perché noi vogliamo bene la gente. La prossima adunata, con quale spirito la guardate? Con lo stesso spirito delle altre adunate, con certamente un'attenzione rispetto a tutto quello che sta attorno, perché è giusto che sia così, perché noi non accettiamo che durante la adunata possano succedere fatti che possono essere incresciosi. Però dall'altro lato, con quella serenità
di sapere che gli alpini il loro dovere l'hanno sempre compiuto. Giorgio Sonzogni, presidente della sezione di Bergamo. Oggi è venuto a farvi visita il presidente nazionale. Quale messaggio ricavate da questa sua presenza? Beh, il messaggio è quello della continuità, perché proprio mentre consumavamo il piatto di pasta asciutta col presidente abbiamo parlato della prima sua visita, che risale al 29 giugno del 2015, per cui sono trascorsi 7 anni. Un segno di continuità, di vita associativa, che è la cosa più importante di questa associazione, che venerdì scorso ha festeggiato i 103 anni di costituzione a livello nazionale, dei 101 anni della sezione di Bergamo e di questo campo scuola, che diciamo è stato un attimo il propedeutico a tutta l'attività che si sta sviluppando con entusiasmo, direi, con grande piacere, con grande impegno, perché organizzare campi scuola, ospitare ragazzi dalle scuole elementari, dalle medie e medie superiori è un impegno notevole. Noi orgogliosamente stiamo lavorando, ringrazio appunto chi, gli alpini e gli amici che collaborano a questa attività, e come sempre colgo l'occasione per ricordare ai nostri governanti, a chi è deputato a governare l'Italia, di prestare sempre più attenzione ai nostri giovani italiani. Alessandro Frigeni è il sindaco di Almenno San Bartolomeo, dove ormai da 13 anni viene disputato, viene celebrato questo che è un momento importante, il campo scuola che guarda ai giovani. Sì, devo dire che il campo scuola Giovani Alpini Almenno San Bartolomeo è ormai una presenza consolidata e di grande prestigio per la nostra comunità. E ci fa davvero piacere oggi poter ospitare anche il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, insieme al presidente sezionale Giorgio Sonzogni, per questo momento di presentazione del campo scuola 2022 promosso dal nostro gruppo almennese degli alpini, che ha ideato tanti anni fa questa realtà che è sempre più di maggior prestigio per tutto il territorio della zona ovest di Bergamo. Qual è il ritorno che danno questi ragazzi che sono di Almenno in termini di valore e di impegno sulla vostra comunità? Allora, le nostre amministrazioni comunali hanno da sempre sostenuto questo progetto, perché vediamo riconosciuti i valori dell'impegno, dell'abnegazione, della solidarietà, dell'imparare a fare comunità dentro questo campo scuola, dove gli istruttori alpini insegnano alle nuove generazioni di almennesi, non solo, a imparare a diventare uomini e a collaborare tra di loro, e questo è l'insegnamento più importante per questi ragazzi. Domenico Donghi è il capogruppo di Almenno San Bartolomeo da 6 anni a questa parte, un progetto del quale essere sicuramente orgogliosi. Assolutamente che sì. Però devo sempre dire grazie a tutti i miei consiglieri e le mie spalle destre, perché senza di loro non riusciremo a fare niente. Ho delle persone dietro di me che mi seguono molto bene, naturalmente sulla via economica, sulla via logistica, poi io e un altro consigliere, Paolo Donghi, che è un mio tra virgolette parente, noi gestiamo tutta la logistica del campo, perciò computer, logistica, ognuno fa il suo lavoro, ognuno porta avanti e andiamo avanti nel nostro lavoro. Mauro Guazzato 15 anni fa ha avuto un'intuizione che poi ha preso un percorso, e oggi questo campo qui ad Almenno San Bartolomeo è diventato un esempio a livello nazionale. Sì, nel 2011 abbiamo iniziato il primo campo, ricordo anche che c'era Tavernola insieme, vuol dire due campi dell'ANA sono stati fatti. Il nostro diciamo che è partito con un piede diverso, perché abbiamo considerato un campo con un percorso, vale a dire non facciamo solo in un anno una classe, ma poi strada facendo gli stessi ragazzi vengono ripresi per anni, quindi arrivano in terza media con una formazione per poter fare poi il salto qualitativo come protezione civile, come tutor dei ragazzini più giovani. Questo è un po' il nostro modo di organigramma del nostro campo, insomma. Quali sono i numeri dell'edizione 2022? L'edizione 2022 ci ha sorpreso, perché già il 2021 aveva dato, rispetto al 2019, in quanto il 2020 non è stato fatto per la pandemia,
abbiamo avuto un aumento del 20%. Nel 2022 abbiamo ripetuto l'aumento percentuale del 20%. Quindi sono veramente aumenti strepitosi perché la base è alta. Portare il gagliardetto del gruppo di Almenno San Bartolomeo, soprattutto per questo evento, credo che sia un grande onore. È un grande onore per me perché da quando ho iniziato nel 2001 è già la bellezza di 21 anni che io faccio quel servizio qua per lo scopo di portare in alto il nostro gruppo di Almenno San Bartolomeo.